Ora e sempre Marotta presidente. Suona bene, eh? Suona molto bene sta cosa. Suona molto, 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 molto bene. Sembra quasi l'anagramma di Moratti. Ora e sempre Moratti presidente. Sono veramente felice, sono veramente felice. Pensate che Marotta aveva iniziato la sua carriera come aiutante magazziniere del Varese ed ora è presidente dell'Inter. Uno dei pochi esempi di meritocrazia in Italia, però di meriti il buon Marotta ne ha tanti. Ha fatto una carriera veramente strepitosa che lo ha portato in questo momento all'apice totale, la presidenza dell'Inter. Allora, io sono contento soprattutto per una cosa, perché il fondo Oaktree, ora proprietario dell'Inter, sta continuando a gestire l'Inter nella stessa maniera di Zhang. E voi dite, e quindi Zhang ha portato i risultati. Di conseguenza, il metodo Zhang, a mio avviso, funziona e probabilmente continuerà a funzionare. Mettere le persone giuste al posto giusto. Ammettere la propria incapacità, la propria ignoranza in ambito calcistico e mettere la persona giusta al posto giusto in modo che faccia le cose giuste. Perché è questo che ha sempre fatto Marotta, le cose giuste. Molte volte lo abbiamo criticato, molte volte abbiamo dubitato di lui, molte volte abbiamo detto ma che cazzo sta facendo, chi cazzo ha comprato, cosa cacchio fa, ma alla fine Marotta ha sempre avuto ragione. E questa è la cosa più importante, perché ragazzi, ricordiamoci bene che la figura del presidente mecenate, del presidente riccone, del presidente che decido io perché io sono quello che paga, decido io perché sono io quello che comanda, non esiste più. Nel calcio moderno questa figura è sparita. Le aziende moderne sono completamente diverse. Le aziende moderne, perché una squadra di calcio è un'azienda a tutti gli effetti e va gestita come un'azienda. Di conseguenza c'è chi mette i soldi, c'è chi li gestisce, c'è chi dirige, c'è chi non dirige. Ognuno ha il proprio compito specifico. E questo è quello che sta facendo l'Inter e questo è ciò che ha portato all'Inter i risultati che ha conquistato. Ora è sempre Marotta presidente. Non so quanto rimarrà presidente Marotta. Tuttavia io so solo una cosa. Ieri ho scritto un tweet e mi sono preso tanta merda, però lo ribadisco anche in questo video. Uno dei più grossi, dei più grandi, dei più importanti dirigenti juventini è diventato presidente dell'Inter. Uno dei più importanti allenatori e calciatori della Juve è diventato allenatore del Napoli. Questo significa due cose. Primo, che anche se non lo ammetteranno mai, gli juventini stanno rosicando in maniera folle. Secondo, significa che il calcio si è trasformato. Non esistono più le bandiere, non esistono più quelle persone che rimangono attaccate ad una squadra con le unghie per tutta la propria carriera. Esiste la meritocrazia, esiste la professionalità. Bisogna dare adito, eh? Bisogna dare adito che la Juve ha creato il Marotta che conosciamo. È merito loro, fino a un certo punto con loro ha fatto bene e da loro noi lo abbiamo preso. Comunque Marotta rimane un signor dirigente e vediamo se sarà anche un signor presidente, ma non ne ho alcun dubbio. Marotta è stata la notizia più bella di questa settimana, la notizia più bella probabilmente di tutto l'anno. Ora siamo nelle mani sue, ora siamo in mani sicure. Abbiamo il culo parato a livello economico perché c'è il fondo Oaktree e a livello gestionale abbiamo Beppe Marotta che si occuperà di tutto e ci farà dormire sonni tranquilli. Concludo con la stessa identica frase che ho usato all'inizio. Ora e sempre Marotta presidente.